Voga 2016, caffè, tè o altre bevande calde? Nel mio caso sicuramente il caffè, anzi, visto che fra un mesetto è il mio compleanno, più che altro il caffè, seguito da una distesa di emoji di Muxy. Comunque, scherzi a parte, io non prendo tantissimo caffè, ormai ho stabilizzato la mia quota in un caffè entro le 7 del mattino, un caffè magari a metà giornata, però non sempre, magari lo sostituisco con qualcos'altro. E un caffè dopo pranzo, magari verso le 3, 3 e mezza. Dopodiché basta. Può capitare molto raramente di prendere un altro caffè, magari con qualche cliente, ma entro le 5 e mezzo, massimo le 6 del pomeriggio. Beh, dopo tende a rovinarmi un pochettino la serata, tende a rovinarmi il riposo, soprattutto dormo male se prendo un caffè dopo le 6 del pomeriggio. Anche se ho tantissimi colleghi e tantissimi amici che addirittura prendono il caffè prima di andare a dormire dopo cena, e quando sono stato in Abruzzo, cioè anche se mettevo una caffettiera a mezzanotte, mezzanotte e mezza, parlo del caffettierone da 18 tazze, andava via tutto, quindi non lo so, io comunque non prendo mai caffè dopo una certa ora. Tu invece sei un tipo da caffè, da tè, da qualche altra bevanda calda? Prendi il caffè prima di andare a dormire oppure piuttosto preferisci, come il buon Cocco Bill, la camomilla? Non lo so, fammelo sapere con un commento qua sotto. Io sono Grizzly, questo è Voga 2016, noi ci vediamo domani!